Buongiorno, oggi ci troviamo a Santa Giulia, uno dei quartieri più rinomati della zona di Milano, dove le compravendite in questa zona qua sono aumentate circa del 25% negli ultimi anni. Oggi vi proponiamo un immobile di circa 145 metri quadri, posto al terzo piano, un immobile con delle ottime metrature interne, con un ottimo capitolato, con all'interno del prezzo box e cantina. Andiamo a visitarlo. Eccoci alla visione dell'immobile, alle mie spalle abbiamo portoncino blindato che da su questa che è la zona giorno. Come notate, la zona giorno è di ampia metratura, abbiamo una bellissima luminosità dovuta a queste due finestre grandi alla francese. La zona viene divisa in due ambienti: vicino alla cucina abbiamo la zona per il pranzo con questo bellissimo tavolo, mentre poi la zona salotto si divide con questo spazio dove in questo caso abbiamo i divani angolari con la parete TV. L'immobile c'è una pavimentazione in ceramica posata in diagonale, impianto di aria condizionata, predisposizione per l'allarme, il riscaldamento è centralizzato e adesso vi mostro la cucina. Porta scorrevole per recuperare lo spazio, la parete attrezzata è angolare, volendo si riesce a mettere anche un tavolo per pranzi o colazioni veloci. Dalla cucina abbiamo questo bellissimo terrazzo. L'esposizione di questo terrazzo è bellissima, siamo sul parchetto di Santa Giulia e abbiamo comunque un'ottima distanza con l'altra palazzina, pertanto l'immobile resta luminoso, arioso e va a rispettare completamente la privacy. Collegamento zona giorno zona notte avviene tramite questo disimpegno corridoio dove c'è la possibilità, come vedete, anche di sfruttarlo con degli armadi. Subito alla mia sinistra abbiamo i bagni, entrambi finestrati. Visitiamo il primo con la doccia. Entrambi i bagni hanno WC, bidet, lavandino, in questo caso qui c'è anche lavatrice asciugatrice con il piatto doccia. Secondo bagno con vasca angolare, idromassaggio e sotto finestra. Mentre sulla mia destra abbiamo un comodo ripostiglio bello profondo. Adesso visitiamo la zona notte dove abbiamo le tre camere. Come notate le tre camere sono di ampia metratura, sono molto particolari perché sono luminosissime. Questa camera qui abbiamo l'uscita su un terrazzino, mentre tutte le finestre sono alla francese. Riusciamo a sfruttare la profondità della luce fino al pavimento. Questa cameretta abbiamo due lettini posizionati sulla mia destra e sulla sinistra con armadio grande all'entrata. Terrazzino della camera da letto, ha un'esposizione che va a riprendere via Cassinari più la zona parco del quartiere Santa Giulia. Ci spostiamo nella seconda cameretta, anche in questo caso qui porta finestra alla francese per una maggiore luminosità all'interno della camera. Alla mia sinistra abbiamo la zona armadi, mentre alla mia destra abbiamo la zona del letto. Ultimiamo con la camera matrimoniale dove abbiamo il letto con i due comodini, armadio assente alle mie spalle e abbiamo questa finestra che va a riprendere tutta la parete che dà una grandissima luminosità. Abbiamo terminato la visita dell'immobile, vi andiamo a riepilogare ciò che vi abbiamo presentato oggi. Immobile di 4 locali, posto al terzo piano, box e cantina all'interno del quartiere Santa Giulia, comodissimo per uscite delle tangenziali, vicinissimo alla metropolitana. Come vi dicevo in fase di presentazione, Santa Giulia è uno dei quartieri che nell'ultimo periodo ha avuto un incremento nel valore immobiliare. L'immobile lo troverete in pubblicità sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it presso le nostre sedi. Milano, via Mulino delle Armi numero 5, San Giuliano Milanese, via Massimo Gorchi 8, San Donato Milanese, via Morandi 23. Immobiliare Freedom, liberi di scegliere i migliori.